giovani, sono Riccardo e questa è Gamespatia. E anche oggi siamo con Crash Bandicoot 3 Warped e il Polpopatia, che ormai è standard, ci sarà in tutti i video. Rassegnatevi, lo vedrete sempre. E continuiamo subito con la nostra partita. Questa è una partita leggermente diversa anche visto quello che è successo nella scorsa. Cioè inizieremo subito col livello segreto, sto giro, il 28. E subito dopo dovremmo tornare all'11, perché per chi ha visto la partita precedente, per chi non l'ha fatto la vado a vedere, ho fatto una piccola gaffe. Ho detto che non era nel livello 11 quello che volevo mostrare, in realtà era nel livello 11 ma in un'altra sezione. E io mi sono confuso. Ma tempo al tempo. Livello 28. Area 51. Allora, questo è un livello particolarissimo, lo reputo il secondo livello più difficile di Crash dopo 8 dopo. Area 51 è una corsa con le moto e come vedete ci sono due gemme e la reliquia. Visto che i cristalli li abbiamo ottenuti tutti, una delle gemme che otterremo sarà appunto il primo posto. La seconda gemma saranno le casse e poi c'è la reliquia. Come avrete ben capito, è al buio! E quelle sono degli UFO, delle navicelle spaziali. Sì. Dico che hanno dei movimenti molto per i cazzi loro. C'è un piccolo problema che col fatto che sia al buio, cioè che probabilmente mi perderò le casse. Io ci proverò a prenderle tutte, ci proverò a fare appunto il platino, ma non è facile, signori, ok? Non è facile per nulla. Dovrei andare di là, ok? Vediamo se ancora mi ricordo, tra l'altro, come si muovono le navicelle. È veramente stronzo. Qui era doppio. Questo qui ci butterà verso la moto, ma l'auto, ma non ci piccherà. Devo abbassare perché ho paura di mancare le casse. Cassa l'ho vista. Stiamo andando bene. Stiamo andando relativamente bene, devo dire. Tra l'altro siamo partiti col botto questa puntata, quindi buona. Così. Ok. Non li perdiamo. Sì, tra l'altro ci sono le buche. C'è un programma. Fortunatamente un po' di memoria muscolare, direi, più che memoria fotografica o altro. Cioè le mie mani si muovono da sole quando vedono che si avvicina qualcosa. Ok, siamo secondi. Cerchiamo di non fare la caffè di perdere qualche cassa, perché non c'ho voglia di rifarlo. Ottimo. Dai. Cassa, l'ho vista. Ok, le navicelle davanti, tra l'altro, ci aiutano a vedere anche delle casse che si trovano più avanti, cosa che io invece non vedo. Ok, qui prendiamo semplicemente tutti i cosi. Gemma delle casse presa. Gemma del primo posto presa. Vediamo se con la reliquia ci siamo. 1,47,16. Speriamo sia oro. Oh mamma mia. Oh Gesù. Prova da Dio. Hai visto, Mattia? Hai visto? Impressionante. Siamo dei grandi. Ce l'abbiamo fatta al primo tentativo. Me lo sono tolto alla velocità della luce a sto livello. Sono strafelice. Già pensavo a 2-3 tentativi da fare almeno. Buono. Buono. Doppia gemma e doppia reliquia. E reliquia d'oro, sì, doppia reliquia. Il 29, ce l'abbiamo già. No, 20 reliquie, quanti ne abbiamo? Dove sono le reliquie? 18. Ok. Allora, prima di procedere adesso con i livelli della quarta zona, quella di Engine, quella del deserto, poi è solo la zona atmosferica, cioè sì, vabbè, estetica esterna che è dell'Egitto, poi ci sono vari livelli. Facciamo appunto il segreto del livello 11, che vi dicevo nella puntata precedente, e ci vediamo tra un breve taglio. Piccolo postilla per chi ci vuole arrivare: prendete la gemma gialla e continuate nel livello. Taglio di nuovo. Ok, e dal triceratopo, adesso dobbiamo beccare il secondo pterodattilo, questo, farci prendere, e succederà questo. Mi stavo andando in mano che avevo sbagliato, no, era giusto. E siamo
a Aegyptus Rex, livello 32, il secondo livello super segreto. Quindi, amico mio, allora, questo qui è soltanto una gemma e una reliquia. Non ha due gemme perché non c'è una, non ci sono le casse. C'è soltanto la gemma finale con... Ho sbagliato. Reiniziamo e vi dico anche perché. C'è soltanto la gemma finale con... Ce la posso fare, signori, aspettate un attimo. Alla fine del livello, ok? Bene, vi faccio vedere anche un piccolo trucchetto per guadagnare qualche secondo. Oppate, via. Grande. Buono. 50 secondi credo sia buono. Cazzo! Li facciamo per la reliquia. Ed ecco, come vi dicevo, appunto, soltanto una gemma e una reliquia. Ritorniamo nel livello. Non sarà facile, ci serve la reliquia d'oro, ricordatelo. Ok, signori, questa è la reliquia e via! Vai, 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 dai, no, vai. Ok, dobbiamo essere velocissimi, signori. Questa, a livello di tempistiche, è cattiva. Non è poco, è una passeggiata. Però è cattiva come tempistiche, eh. Dobbiamo essere molto bravi ed usare ottimamente i salti. Ottimo, ottimo con i timing, ottimo con i timing. Dai, che l'oro è nostro. Platino, manco ci voglio provare, manco ci voglio pensare. Pensavo di aver sbagliato il salto. Ottimo, ottimo, ottimo. Ottimo. Grandissimo. Non ti fermare. Grande. Vai. Sì. Sì. Salta. Cazzo. Cazzo di butta. Cazzo di butta. No. Sì. 43 secondi. Ce l'abbiamo. Mattino. Polpopatia. Abbiamo preso il platino. Ma te ci pensi? Polpopatia. Polpopatia. Stiamo volando. Wow. Sono provato, eh. Sono provato. È stato tutto perfetto. Diciamo che il timing anche dei salti è tutto, perché quando si parte e tu lasci il dino, parti col bazooka, eccetera, tutte le altre cose nel frattempo stanno andando avanti. Quindi prendere il timing non è facile sin dall'inizio. Detto questo, signori, andiamo con i nostri livelli standard, che adesso saranno una passeggiata. Livello 16, Pinxinator. Ci manca la gemma. Ci manca la gemma perché non avevamo la gemma blu, che l'abbiamo ottenuta al 20 e l'abbiamo fatta dopo. Arriviamo fino a lì intanto, poi facciamo la reliquia. Taglio. Ed eccoci qui, signori, nella gemma blu. Se non vi ricordate il percorso su come arrivarci, andatevi a vedere la quarta puntata, il quarto episodio, per vedere l'intero livello. Ma in realtà lo vedremo con la reliquia. Però se volete vederlo standard, andate a recuperare il quarto episodio. E mettete like nei video, signori, che è importantissimo per me per sostenermi. Allora, la gemma blu. Woohoo! Banalmente è un continuo scivolo. Però sti pezzi di merda, prima che mi tingono di bianco. No! Eccoci. Ancora lui. Ottimo. Checkpoint. Come vedete, checkpoint sono tutti d'acciaio. Ce la posso fare. Scusa, sono concentratissimo. Sono tutti d'acciaio, proprio per poter prendere comunque la gemma dalle casse senza entrare nell'area segreta. Cut. Eccoci. No! Fanculo. Bene. Rientriamo nel livello e prendiamo la reliquia. Tutturu tutturu. Tutturu tutturu. Tutturu tutturu. Tutturu tutturu. Non taglio appositamente queste parti in cui si vede che metto la gemma, eccetera, perché mi dà proprio un senso, personalmente, di che sto completando il livello. Quindi automaticamente voi che guardate devo trasmettervi la stessa cosa. Quindi anche a voi deve dare la stessa sensazione. Qui, questo è il trucco più antico del mondo in sto livello. Spari la mela e distruggi subito le casse. Cercare di fermare a 000 il tempo. Ecco Giuda. Non è facilissimo. Di solito fai 0003, 0009, 000 e... tanta roba, devo dire. Fa niente, fa niente, fa niente. Quello ci serve proprio per non rallentare, quindi va benissimo. Qui. Via. Pensavo di aver sbagliato male. No, ragazzi, no. Mamma mia, tutto di culo. Woohoo! Grandissimo. Grandissimo. Vai, vai, vai. Grandissimo. Sta andando veramente bene. Qua attiviamo semplicemente la TNT. Ci penserà lui. Dai!
Che errore. Devo saltare e distruggerle con la roteata, col quadrato. Va bene. Questo è stato un errore non da poco, eh. Togliti, cretino. Stai sui maroni. Qua dobbiamo obbligatoriamente prenderci una pausa. Qua si salta. Non ho idea. Non ho minimamente la voglia di farmi prendere te. Qui avremmo avuto i tre Aquaku, che ci porta a correre. I tre Aquaku fanno anche trovare tutte le porte aperte. Questa è anche una perdita di tempo enorme. Diciamo che sicuramente non otterremo il platino. Non so se otterremo altro, però. Vediamo. Vediamo se ce la facciamo con loro. Beh, sì. Questa è la prova platino, eh. Riuscivo a tenere i due Aquaku, era da platino. Va benissimo. Come già detto, non ci interessa. Ho ottenuto dei platino a livelli in cui non pensavo minimamente di riuscire ad ottenerli. E degli oro in cui ero quasi certo di ottenere il platino. Ma vabbè. Va benissimo. 17. Ah, qui cominciano i livelli semi-noiosi per le reliquie. Questo molto banalmente. Prendi l'orologio, se attacchi una sola mongolfiera, l'orologio svanisce. Quindi prendetelo prima di qualsiasi cosa. E dirigetevi verso le mongolfiere più vicine. Riproviamo. Ok, secondo tentativo, stavolta non mi faccio fregare. Ma vado subito a recuperare uno. E stavolta non perdiamo tutto quel tempo a tornare indietro. Non avevo proprio vista questa. Era la... L'ho fatta come quarta anziché come terza. Invece va fatta come quarta. Questo potete benissimo prenderlo come video guida, proprio perché è quello il punto in cui trovate le mongolfiere. Ed è esattamente così il modo in cui si buttano giù. Quindi potete assolutamente prenderlo come video guida. Che direi che adesso il giro è estremamente più corretto. Vai. Tra l'altro, come vedete, se prendete i palloncini con la vita, ci dà una vita. Cioè, se prendete la cassa, è come Egyptus Rex, appunto, che abbiamo appena fatto. E quello che avete, quello che il cronometro non distrugge, le vite e le mele. Dai, 58 secondi, signori. Buono. 54 addirittura. Avevo scazzato troppo con la mongolfiera. Ottimo. Oro. Ho visto per un attimo il colore del platino. Credo però mi siano sfalati gli occhi. Ma è oro. Ok. Ottimo. Quindi, livello 18. Livello 18. Roig. Livello 18. There's no tails. Sono molto affezionato a questo livello. No, non è complicato. Stavo facendo il cretino. Non è complicato, polpo, vero? No. No, banalmente, era il livello di crescita 3 della demo. Quindi me lo ricorda tantissimo. Quarto tentativo. Mi ripeto perché sicuramente sarà stato tagliato. Questo livello non mi fa paura, in realtà sono al quarto tentativo, quindi me la sto tirando addosso. Ma dopo Hot Coco il 26, in teoria dovrebbe essere una passeggiata. Sto odiando i livelli con lo scooter con Coco. Veramente amo, signori. Mi stanno rompendo i coglioni non poco, devo dire. Veramente non poco. Prendete questo lato appunto del livello, perché c'avete 3 secondi anziché 0, quindi... Posso? Se mi prendi contro di me? Che non ho capito perché t'ho trovato col giro in più prima. Ma va bene. Ok. Qui ho scazzato questa qui da 3 secondi. Quindi stavolta prendiamola. Ottimo. E dopo ne ho scazzata una da 2, cioè questa. Perché ho preso l'onda alta. Ottimo. E l'ho superata. Quindi fate attenzione. Sarebbe stato carino farvi vedere anche gli errori che si possono fare nella reliquia, ma capite bene che i livelli sarebbero diventati veramente enormi. I livelli, sì, i video nei livelli sarebbero stati veramente enormi. E non si confà molto ad una serie di YouTube, ecco. Mettetela così. Per chi non conosce come faccio i miei video, io penso molto alla fruibilità da parte di chi mi guarda. E cerco di essere ovviamente sempre spontaneo e trasparente in tutto, e quindi anche in questo lo dico tranquillamente. Molte scelte sono prese per rendere fruibile... Cazzo! Peccato. Per rendere fruibile il video a chi guarda. Come lo era, l'esempio più eclatante è stato Minecraft, in cui ho disattivato l'opzione... Ho attivato l'opzione di mantenere gli oggetti anche dopo la morte,
chiaramente, perché sennò avrei fatto 200 video prima di finirla la serie. Ma attenzione che ho perso tutti gli Aquaku. Anche qui i tagli sono indirizzati verso, appunto, cazzo, verso la possibilità di non annoiarvi e mostrarvi più volte le stesse cose, quindi per renderlo più fruibile possibile il video. Quindi lo faccio per voi, sì. Dai, dammi storo, ti prego. Non lo voglio rifare. Fantastico. Mi ha fatto perdere più tempo di quanto pensassi. Sono stati un incubo i livelli con lo scooter. Sono veramente stati un incubo tremendo. Ok, siamo in bolla, dai. Siamo al 19. I livelli cattivi sono praticamente finiti. 19 qual era? È un vuoto. Ah, futuro. Giusto? Feed of Frenzy. Facciamo la reliquia. Ignoriamo le gemme per ora, perché le prenderemo a fine video. E avete capito bene, sì, vabbè, ormai avete capito come funziona. È il livello segreto del 29. Ci porta appunto nell'area segreta. Vi faccio vedere il pacchetto pure. Nell'area segreta di Future Frenzy. Aspettate un attimo. Ora. Qui. Doppio salto e proteata. Qui avrebbe preso. Qui poppete. Fate obbligatoriamente sta cosa. Ottimo. Purtroppo i laser, il timing, non lo beccherete mai, signori. Quindi evitatelo sempre così quando potete. 14 secondi è un po' lunga alla primaria. Little Frenzy è molto carina la reliquia. Vai, 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 superate così dritto. Come vedete, avete comunque guadagnato qualche secondo. Tutto pezzo di merda. Qua ovviamente non vi fermate al saltello. E qua, altro livello da 3 Aquaku obbligatori, signori. Cerchiamo di arrivarci, se no è veramente un casino. Grande, eccolo qui. E ci fanno veramente risparmiare una quantità industriale di tempo. Dai, perché si blocca sempre qui? Oh, oh. Tipo quei 3 secondi li abbiamo presi alla velocità della luce. Va benissimo, va benissimo. Velocità simile, credo. Non dovrebbe cambiare più di tanto. Buona, buona, buona. Non ci sono altri 3 Aquaku, però teniamoli sempre per sicurezza. Direi che stiamo andando piuttosto bene. Buono. Come avete capito, cercate di saltare. Tutto è saltabile quando potete, va benissimo. Abbiamo finito, va benissimo. Ho fatto apposta per andare più veloce e via. Addirittura. Ok, qui non era proprio inaspettatissimo il platino. Come avrete ben capito, i livelli platform puri, dove utilizzi Crash nei livelli standard, non è così complicato ottenere i platino. In realtà potrei ottenerlo anche abbastanza facilmente un po' in tutti, con qualche tentativo in più. Ma preferisco non perdere troppo tempo. Tomb Raider, questo è molto cattivo, ovviamente il più cattivo del platform con la reliquia, proprio perché avete l'acqua che vi blocca. Quindi bisogna fare molta attenzione. Ma vedrete, vedrete, vedrete. Anche qui. Dobbiamo bastare l'amico lì. E via. Qui, signori, veramente è tutto strategia. Dove potete andare, dove non potete andare, eccetera, eccetera. Cercate sempre di sfruttare doppio salto e proteata. Non vi fermate agli step. Tu togliti al cazzo, perché sennò sono cazzi. Dai! Questo me lo ciuccio, che può tornare molto utile. Non mi ricordo se ho livello 3 o 4, ma mi sa di sì, perché l'acqua non si attiva con 3 acqua. No, cazzo! Vai, 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 vai. Ce la faccio senza attivarlo, ce la faccio senza attivarlo. Sono fiducioso, sono fiducioso. Grandissimo. Non mi ricordo se ho un livello... E 3 acqua. Cazzo, questa è stata brutta, eh. Non mi ricordo se ci arrivavo. Sì, ero a livello di 3 Aquaku. Quindi mi sono fregato sicuramente il platino. Qui appunto dovevamo avere i 3 Aquaku. Oh, che cazzo. Va bene, va bene, va bene. E non ci saremmo fermati chiaramente a questa, ma va bene. Ce la dovremmo fare comunque per loro. Avremmo preso il platino, ma ce la dovremmo fare comunque per loro.
Ci provo, eh. No, non ci provo. Non ce la faccio. Buono. Buono, buono, perché due secondi non li avremmo sfruttati appieno, probabilmente. Ottimo. Credo sì, sì. Ora tranquillo. Bene. Sì, questo era da platino, se riuscivo a tenere il terzo guavo. Ma va benissimo. Ce l'abbiamo fatta. Come vedete, studiatelo bene anche come l'ho fatto. Non dovete fermarvi ad ogni singolo step, ma andare veloci molti e superarli. L'unico in cui ci siamo fermati sarebbe stato superabile solo con i tre guacu, perché l'acqua non si alza. Mi è dispiaciuto non avervelo mostrato, ma va bene. Future Frenzy, livello segreto del 29. Cioè quarto dei livelli segreti, il 29. Ed eccoci qui. Con il nostro platino che spicca tantissimo, è fantastico. E recuperiamo anche le due gemme. Ok, partiamo. Come vedete, ci sono delle casse. Ed ecco perché il motivo delle due gemme. Perché la gemma delle casse non si può ottenere diversamente. Questo è cattivissimo, signori. Come livello standard. Vabbè, è un livello standard, però è veramente cattivo. Però... ok. Le nitro... dovrebbe, sì, c'è il tasto finale, perché siamo ancora nella quarta area. Quindi non avevamo ancora il bazooka. Non c'è bisogno quindi di distruggerle col bazooka. Oh, oh. Vai. Che potere inutile, signori. Cioè, veramente, il potere più inutile della storia. Non è tanto la guacu, ma perché stavo per morire con un cretino. 37. 7? Non ho attivato la TNT? Che cazzo ho fatto? Non ho attivato la TNT? 37. Aspetto, non abbiamo fretta. Stavo scivolando indietro con la sedia e stavo scivolando pure dal tapirulano di Crash. Ottimo. Ottimo. E adesso, come ogni buon livello segreto, c'è da tornare indietro. Vedevate l'ora, vero? Io più di voi. Fortunatamente questo non è complessissimo, devo dire. Ok. Ok. Vedete che non ci sono checkpoint per ora, vero? Quando è stronzo e cattivo. Che cazzo, vero? Ah, checkpoint. Ok. E ora da qui, tutto all'indietro, fino all'inizio del livello, perché la cassa è proprio anche all'inizio del livello. E poi si torna nuovamente. Queste sono veramente le cose più difficili e frustranti di Crash 3, fantastico. Non volevo perderlo con il guacu. Magico. Qui c'è un laser vicinissimo. Ok, è l'amico. Nitro. Facciamo attenzione, sono stato troppo incauto. Qua c'è il saltello, perché sennò non lo prende. Devo per saltare perché non mi ricordavo. Ok. Ok. Qua c'è il laser? No. Cazzo! Che culo! No? Okay. Dai! Oggi li dico con le TNT. Vai! 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 Buona! Buona. E non ricordo se c'è una cassa indietro. Mi pare di sì. Torniamo comunque. Questo è l'inizio del livello. Oh, un vuoto. No. Ok, perfetto. E ora torniamo lì. Avete capito quando salto dobbiamo fare senza checkpoint, vero signori? Sono generatissimo. Non c'ho proprio voglia di rifarlo. Bene. Là. Grandissimo. Grandissimo, grandissimo. Ora facciamo solo l'ultima parte, fino al checkpoint, che credo sia il bonus, tra l'altro. E abbiamo anche la nostra gemma delle casse. Grandissimo. Questo è proprio... avete capito, no? Come si sono rotti i coglioni alla Naughty Dog a mettere due livelli segreti in più seri, no? Cioè, 27 e 29 sono livelli che tu potresti benissimo mettere una gemma colorata
e ti fai il livello segreto, no? L'area segreta. Invece loro, ah, sono un checkpoint. Invece loro hanno ben pensato di mettere addirittura due livelli interi per ottenere l'area segreta. Cioè, una paraculata tremenda. Ma vabbè, ti vogliamo bene comunque, Naughty Dog. Tanto, signori, che casa produttrice, eh? Okay, Crash Bandicoot, PlayStation 1. Jack and Dexter, PlayStation 2. Naughty Dog, PlayStation 3. Uncharted. Credo di non aver dimenticato nulla. PlayStation 4, hanno continuato a fare Uncharted 4. Ma hanno aggiunto anche un altro titolo di... che non sto ricordando in questo momento. Last of Us Insomnia. No, Last of Us Sonic, che cazzo dico. Hanno aggiunto anche un altro titolo, un lapsus. Ve lo metto... probabilmente lo state vedendo perché ve l'ho scritto. Se non me ne dimentico nell'editing. Olè. Questo vabbè, noi l'abbiamo già visto. Non c'è molto da commentare. Stiamo tra l'altro avvicinandoci tantissimo alle 99 vite, eh? Siamo ad 85. Non li faremo le 14 vite rimanenti. Così. Bene. Dai, abbiamo quasi finito. Un altro checkpoint. Addio, addio, addio. Ok. 1, 2, ok. 113. E ci sono tutte le nitro. Abbiamo finito, dai. Sono provato. Non come la precedente, ma sono provato. No! Cristo? Cristo? Redentore! Hai capito, no? Che ho unito coi tagli Cristo Redentore, perché quando ce l'ho fatta è Redentore. Avete capito quanto cazzo sono geniali come youtuber? Ma non vi siete ancora iscritti? Non avete ancora messo like? Cioè, ma non avete ancora recuperato tutti i miei video? Oh, ma ti rendi... ah, non ti sei iscritto manco te, brutto pezzo di merda. Vabbè. Benissimo, e... confuso, ragazzi, sono bruciato. Siamo al 92%, signori, eh. Ci mancano 6 gemme e... 6 reliquie. Perché il conteggio delle reliquie è corretto, eh. Sono 30. Sono tutte qui, più il nostro livellino segreto, il 30. Ma... questo lo vedremo al prossimo video. Intanto, save al 92%. Ah, e anche questa è fatta. Ci vediamo alla prossima. Bye bye.